Eleonora Daniele intervista Francesca Barra dopo le minacce. Francesca Barra da Eleonora Daniele, la mia è la battaglia di tutti. Ha scelto i microfoni di Sabato Italiano Francesca Barra oggi per raccontare la sua verità dei fatti sulla triste vicenda che l'ha vista protagonista di recente, dopo l'inizio della sua love story con l'attore Claudio Santamaria. Infatti, la giornalista è stata pesantemente minacciata sui social di stupro e di morte. Le minacce con le quali è stata perseguitata dagli haters Francesca Barra non hanno risparmiato neanche i suoi tre figli. In suo aiuto è corso proprio Claudio Santamaria, ma oggi la giornalista ha deciso di rompere il silenzio nel salotto di Il Sabato Italiano di Eleonora Daniele. Non avrei mai immaginato che potessero toccare dei bambini. E virgola, i bambini non si toccano e non dovrei essere toccata neanch'io. Quando le chiacchiere e le voci del popolo si sostituiscono al giudizio morale, una persona può essere ridotta in frantumi con i suoi sogni e la sua felicità. Dopo tali dichiarazioni, la conduttrice ha chiesto come mai le minacce sono iniziate proprio in concomitanza del suo fidanzamento con Claudio Santamaria. La Barra a tal proposito ha sottolineato che quando una donna si separa, nessuno può sapere quale sofferenza c'è dietro, perché ogni separazione è un fallimento, specie se ci sono dei bambini. Dopo la nascita della mia terza figlia ci siamo accorti che dovevamo prendere strade diverse. Ci sono anche altre cose, personali. Quando ho conosciuto Claudio, comunque, la mia precedente storia era già conclusa. Francesca Barra intervistata da Eleonora Daniele dopo le minacce. Francesca Barra al Sabato Italiano ha poi precisato di voler diffondere nei figli un senso di onestà, coraggio e coerenza. Eleonora Daniele ha quindi mandato in onda un video tratto dalle Iene, programma di Italia 1 al quale la Barra ha partecipato proprio in coppia con Santamaria. Sull'attore Francesca ha precisato, ha fatto un grande sforzo, perché lui è molto riservato. Subito dopo la giornalista ha sottolineato che le donne devono diventare più coraggiose e saper difendere le altre donne. Per rispondere invece alla domanda di Eleonora Daniele, che le ha chiesto se le è mancata in questa vicenda la solidarietà femminile, la Barra ha ammesso che su questo fronte ha avuto molto aiuto dai social. Ha definito infine una storia pulita la sua, precisando di non riuscire a capire tutta questa violenza contro di lei. Andrò fino in fondo, fin quando queste persone pagheranno.